Buona domenica, carissimi amici, è la quinta domenica di Pasqua. Abbiamo iniziato proprio ascoltando queste parole di Papa Francesco che ci dicono chiaramente che Gesù è la via che dobbiamo seguire, non c'è altra strada, è questa l'unica via che ci porterà a una conoscenza vera di Dio, quindi di noi stessi e della realtà. Quando noi preti leggiamo il Vangelo durante la messa, alla fine diciamo la parola del Vangelo cancelli i nostri peccati, il nostro peccato che è l'ignoranza. Se vogliamo veramente conoscere Dio, dobbiamo conoscere Gesù e se vogliamo conoscere Gesù, la fonte principale è il Vangelo. Tanti nostri fratelli che hanno sperimentato lo Spirito Santo e sono diventati santi, no? Hanno sperimentato la purificazione, hanno fatto un'esperienza dell'amore di Dio, lo hanno fatto attraverso il Vangelo, la buona notizia. Questo nostro incontro si chiama così, la buona notizia, che Dio ha mandato Gesù a dirci che ci vuole bene, ecco, quella canzone stupenda della tradizione napoletana, tu sii una cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai. Ecco, è Dio che la canta ad ognuno di noi, carissimi amici, ognuno di noi, anche il più poveraccio come posso essere io, come puoi essere tu, ecco, il più secondo la mentalità del mondo svantaggiato, ecco, anche sfortunato, sta parola che io ho abolito dal mio vocabolario, non esiste fortuna, sfortuna, ecco, ma anche chi si sente, no, tu sei una cosa grande per me, Dio che ti ho creato. Al punto da sacrificare mio figlio, da farmi uomo e venirti a salvare, a strappare dall'inferno. Ecco, la Madonna a Fatima ha insegnato ai bambini la preghiera a Gesù: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, perché la vita su questa terra tante volte può diventare un inferno, carissimi amici. Porta in cielo tutte le anime, ma le anime sono in un corpo, tutte le persone che sono bisognose della tua misericordia. Ecco, siamo nell'anno della misericordia, carissimi amici, quindi non andiamo appresso a ciarlatani, a maghi, a maghette, carte, carticelle, oroscopi, previsioni, cioè sono tutte stronzate, amici miei. L'unica via che ci porta veramente ad avere un po' di gioia autentica nel cuore, la gioia dei figli di Dio, è Gesù Cristo. Quindi cerchiamo di seguire Gesù. Un cristiano che non si lascia attirare da Dio attraverso Gesù Cristo è un orfano, perché Gesù ci vuole far conoscere il Padre. Ecco, ci possono essere dei nostri fratelli che vivono questa condizione di non aver conosciuto il papà, di non aver conosciuto la mamma, ma se incontrano Gesù Cristo, incontrano cioè qualche cristiano, possono fare questa esperienza. E che il film Marcellino, Pane e Vino ce lo dice chiaramente. Allora sentiamoci quest'altro intervento di Papa Francesco. Gesù ci invita a essere i suoi discepoli. Ma per esserne dobbiamo lasciarci attirare dal Padre verso Lui. È la preghiera umile del Figlio che noi possiamo fare, Padre, attirami verso Gesù. Padre, portami a conoscere Gesù. E il Padre invierà lo Spirito a aprirci il cuore e ci porterà verso Gesù. Un cristiano che non si lascia attirare dal Padre verso Gesù è un cristiano che vive in condizione di orfano. E noi abbiamo un padre, non siamo orfani. Questa è la verità grande, ecco.
che Gesù è venuto a dirci, ma non con la bocca, ma con la sua vita. Perché, come si suol dire, chiacchiere e tabacchiere ligno, o banche Napoli o nembigne, cioè non sono le chiacchiere che possono convincerci, solo una testimonianza autentica può convincerci. Non è automatico, perché anche davanti alla testimonianza di Gesù che muore da innocente inchiodato alla croce, uno crocifisso alla sua sinistra si lamentava con Gesù, lo rimproverava, e l'altro invece riconosceva la testimonianza di Gesù che soffriva e stava per morire, ma da figlio, non da orfano. Ecco, noi dobbiamo vedere qualcuno che vive da figlio, non da orfano, che non sa se, ma che Dio esiste. È come che è la terra che gira intorno al sole e non viceversa, il sole che gira intorno alla terra. Ma chi se ne frega, cioè, voglio dire, nella vita mia reale non c'entra un tubo, no? O è la terra che gira o è il sole che gira. Io vedo sto sole che si alza la mattina e poi se ne va la sera, grazie a Dio, insomma, crea sta armonia. Ma che Dio esista non cambia la vita, ma che Dio mi ami, che Dio ha preparato per me una felicità eterna, una gioia eterna, e che anche qui sulla terra mi dà degli assaggi. Ecco, questo diventa interessante. Questo Gesù desidera. Ecco perché noi dobbiamo seguire Gesù, per fare questa esperienza, ecco, di figli, nella gioia. Perché la vita non è solamente dolore, ma c'è pure dolore. Nella salute e nella malattia, nei momenti esaltanti, gasanti, ma anche nei momenti deprimenti, angoscianti, che possiamo avere tutti, e li abbiamo tutti, amici miei. Gesù ci accompagna in questo cammino. Se non abbiamo questa commozione, perché sentiamo la sua presenza con noi sempre, che dà sta vita. Il cristiano, se fa questa esperienza, non può tacere l'annuncio di Gesù, che è il vero Dio, no? Che ci risolve i problemi con la bacchetta magica, ma che si affianca al nostro cammino. Allora ascoltiamo quest'altro passaggio di un intervento bellissimo di Papa Francesco. Possiamo domandarci, ognuno di noi, come è l'annuncio nella mia vita? Come e il mio rapporto con Gesù che intercede per me, e com'è la mia speranza? Ci credo davvero che il Signore è risorto? Credo che prega per me al Padre. Ogni volta che io lo chiamo, ma lui sta pregando per me, intercede. Credo davvero che il Signore tornerà, verrà. Ci farà bene domandarci questo sulla nostra fede. Credo nell'annuncio, credo nell'intercessione. Sono un uomo o una donna di speranza? Come sono imbarazzanti queste domande che ci fa Papa Francesco, che ci invita a farci. Ecco, questo è l'esame di coscienza. Ma io che razza di uomo sono? Io Giancarlo Gatto. Che razza di cristiano sono? Che razza di prete sono? Che razza di cappellano del carcere sono? Che razza di amico? Cioè, è questa che dobbiamo mettere continuamente in discussione, e dobbiamo dire che chi si accontenta di com'è, ma è un poveraccio, è morto, è uno zombie,
Non possiamo accontentarci, amici miei, di come viviamo, perché facciamo proprio pietà a tutti. Almeno riconosciamolo con umiltà e chiediamo a Dio che ci cambi, che ci dia davvero un cuore di carne e non si cuore di pietra che abbiamo, che ci dia davvero un cuore pieno di gratitudine e di commozione, di compassione per tanti nostri fratelli che vivono in situazioni difficili, perché è proprio, facciamo proprio pietà, ecco, non diciamo quella parola che non è giusto usare, ma facciamo pietà, ecco perché Santa Madre Chiesa ci aiuta a riconoscerla, a dire Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Gesù Cristo figlio di Dio, abbi pietà di me che sono un peccatore, che sono un poveraccio. Ecco, così si diventa grandi, amici miei, e non in altro modo. Allora, pure il Vangelo di oggi ci mette in imbarazzo, perché voi ne conoscete persone che si vogliono bene come Gesù ci chiede. Io ne conosco poche, niente, io non ci riesco. Io sono ridicolo nella capacità di amare, amici miei. Perché? Perché conosco, sì, sono da 33 anni che seguo Gesù, da 25 anni sono prete, ma ho imparato ad amare. Poco, perché do poco spazio alla preghiera con Gesù. I santi diventano santi perché pregano, perché supplicano, perché implorano con forti grida e lacrime, come ha fatto Gesù con il Padre, per ricevere un po' della natura divina, perché noi siamo immagine e somiglianza di Dio, siamo stati creati, però questa immagine e somiglianza la deturpiamo con la nostra cazzonaggine, con la nostra cretinaggine, con la nostra imbecillità, amici miei, con la nostra fragilità. Ecco, allora dobbiamo chiedere a Dio che ci restituisca la nostra immagine e somiglianza con Lui. Ecco.